in questo numero. L'innovazione per la salute, premiate 6 eccellenze italiane. Herpes zoster, in arrivo il vaccino che spegne il fuoco di Sant'Antonio. Italiani, popolo di teneroni, a letto dicono sì anche se non hanno voglia. E ancora, autoispezioni FIMGEN nelle guardie mediche per libro bianco antiviolenze. Tecnologie intelligenti per il diabete di tipo 1. Le best practice in un documento. E per concludere, le news scelte per voi dalla redazione. Il vero o falso di questa settimana parla di infezioni similinfluenzali. Idee innovative per la sanità, in grado di dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini. Le 6 migliori proposte di istituzioni pubbliche e private si sono aggiudicate il premio Innova Salute 2017, assegnato a Roma nella cerimonia conclusiva del terzo forum dell'innovazione per la salute. A scegliere i vincitori, una giuria di esperti del mondo della salute e accademico. È un premio che tende a far emergere le eccellenze che ci sono e spesso non conosciamo nella sanità italiana. Sono molti ambiti di intervento, dalla comunicazione alla clinica, dal contatto con i pazienti al funzionamento gestionale delle strutture sanitarie. Sono arrivati oltre 120 progetti, ne abbiamo scelti 30 di menzione d'onore e 6 da premiare. 3 sono del nord centro Italia, 3 sono del sud, 2 della Puglia, 1 della Campania, come a dire che a volte ci sono eccellenze anche dove meno ce le aspettiamo. A sostenere il premio l'azienda farmaceutica Teva, che considera strategica l'innovazione in sanità. Noi siamo molto attenti e facciamo grandi investimenti proprio nel settore dell'innovazione e abbiamo voluto dare un forte segnale incoraggiando tutto ciò che è innovazione, anche innovazione incrementale, anche quella innovazione dei piccoli passi che sfrutta tecnologie esistenti, dati già esistenti, organizzazione già esistente, ma che permette di ottimizzare per garantire sempre più un miglior livello di qualità di assistenza ai pazienti italiani. Vaccinare la popolazione over 65 è fondamentale per la prevenzione di gravi malattie e limitare la circolazione di ceppi virali e batterici. Il sistema immunitario dell'anziano, infatti, col passare del tempo viene sempre più compromesso dalla condizione di immunosenescenza. So as we age, con l'età tutto il corpo invecchia ed invecchia anche il sistema immunitario, diventando più esposto alle infezioni di ogni tipo. L'immunizzazione dell'adulto e dell'anziano è quindi oggi una priorità per la salute pubblica. Ma quali sono le vaccinazioni più raccomandate? Sicuramente le vaccinazioni che vanno rinnovate, ad esempio quella contro l'influenza. Un'altra vaccinazione alla quale è importante pensare è quella contro l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, perché si tratta di un'infezione che sovente porta ad un forte dolore e dei grandi disagi per chi ne è colpito. E da questo fronte arrivano incoraggianti novità, grazie a un vaccino in grado di prevenire il virus e spegnere il fuoco di Sant'Antonio, con un'efficacia del 97% nella popolazione di età uguale o superiore ai 50 anni e del 91,3% in quella ultra settantenne. Il vaccino Shingrix è attualmente in corso di valutazione da parte delle autorità sanitarie. Si prevede che potrebbe essere autorizzato all'uso in Europa all'inizio del 2018 e la sua caratteristica principale è un'efficacia molto elevata. Un popolo di teneroni che fa quello che l'altro dice anche quando non vuole. In base ai risultati dell'indagine Intimità e Sessualità condotta dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica per la quarta settimana del benessere sessuale, il 50,7% asseconda qualche volta il partner nella sessualità anche quando non ne ha voglia, spesso il 22% e sempre il 9,5%. Chi dice di non assecondare mai, invece, è il 18,5%. Guardando i dati suddivisi per genere, si nota però che a dire di assecondare sempre il partner sono di più gli uomini, 19,82%, rispetto alle donne, 5,44%. Questa indagine è su una vasta gamma di persone, anche di età diverse, però poi la stragrande maggioranza sono comunque persone tra i 20 e i 35 anni, quindi sia uomini che donne. Questo è un dato importante perché ovviamente ci parla delle più nuove generazioni, che comunque mantengono per certi versi degli stereotipi, quindi quello
quello intendo quello della donna di essere più accondiscendente. Quindi, se lo vogliamo leggere in un senso positivo, è un dato che ci porta a dire, beh, all'interno della coppia c'è una certa disponibilità. Se invece, e vediamo anche i fatti di cronaca più recenti, lo trasportiamo sulla realtà di tutti i giorni, questo potrebbe poi esasperarsi e diventare una difficoltà importante a saper dire no quando ci sono dei comportamenti aggressivi, quando ci sono dei comportamenti che limitano la libertà dell'altro e che soprattutto non sono rispettosi. Quindi è importante cercare di leggere certi dati anche per, non per enfatizzare, però per poter avere una lente anche di ingrandimento su quella che è la popolazione, su come si può muovere, no? La modalità di relazione. Quindi buono in una coppia stabile, mi verrebbe da dire, stabile nel tempo, sicuramente meno buono in una coppia appena formata, con un punto interrogativo in una coppia stabile dove però ci sono stati degli accenni già di sopraffazione. Raccogliere segnalazioni sulle criticità delle sedi di continuità assistenziale italiane per comporre un dossier che sarà messo a disposizione del Ministero della Salute. Una sorta di guida per verificare le condizioni attuali in cui operano le guardie mediche per poter avviare azioni di miglioramento. Nasce con questo obiettivo l'iniziativa aperta a tutti i medici di continuità assistenziale, Ispezione da dentro, avviata dalla FIMG, settore continuità assistenziale, a pochi giorni dall'ultima aggressione a una dottoressa in turno di guardia medica violentata nel Catanese. Oltre 200 le segnalazioni arrivate in meno di 24 ore dall'attivazione del link accessibile dai siti www.fimgca.org e www.fimg.org, soprattutto da donne, 150 sugli attuali 217 contatti, con un'ampia presenza di medici di continuità assistenziale del Nord. È un dato molto significativo, commenta Tommaso Maio, segretario nazionale di FIMG settore continuità assistenziale. Una partecipazione così ampia dimostra come la brutale aggressione alla collega abbia profondamente scosso la categoria. Tra i medici di continuità assistenziale c'è grande preoccupazione per le condizioni di sicurezza in cui spesso si trovano a operare. Miniaturizzate intelligenti amiche sono le tecnologie per il diabete di tipo 1 con cui i giovani pazienti imparano una gestione high-tech della malattia del sangue dolce. Un documento firmato da un board di diabetologi pediatri e illustrato durante un incontro a Milano mette insieme le buone pratiche raccolte dall'esperienza con sistemi che integrano microinfusori e monitoraggio in continuo del glucosio. Sistemi in grado di interrompere l'insulina quando è necessario prevenire un'ipoglicemia. Per raggiungere i risultati promessi, la parola d'ordine è formazione. Abbiamo individuato tre fasi principali del processo educazionale. Una prima fase che precede l'inizializzazione vera e propria della terapia con lo strumento, il primo mese di utilizzo dello strumento e del sistema e poi quello che è il follow-up. E ciascuna di queste fasi è stata definita in maniera abbastanza schematica ma nello stesso tempo precisa, proprio perché riteniamo che certi passaggi, come ad esempio l'utilizzo del sensore per il 100% del tempo o il più tempo possibile che si avvicini alla percentuale del 100%, sono dei fattori chiave. Intanto la tecnologia avanza. Negli USA è già disponibile un sistema capace di dosare automaticamente l'insulina nelle 24 ore, lasciando fuori solo la gestione ai pasti. E il traguardo del futuro resta il pancreas artificiale. L'obiettivo è decisamente ambizioso, cioè l'obiettivo che è di avere un device, un dispositivo in grado di far tutto. Ci stiamo avvicinando a questo obiettivo. Il motivo per cui non sappiamo ancora esattamente quando sarà è che per il raggiungimento di questo obiettivo dipendiamo anche dal miglioramento, non solo per quel che riguarda il device o il dispositivo, ma anche per quel che riguarda l'insulina, che deve essere più veloce. Il percorso verso il pancreas artificiale si basa su dei progressi che già sono stati conseguiti adesso, ovvero già attualmente disponiamo di features o caratteristiche che servono per il futuro. È
vero che a soffrire di infezioni simili influenzali sono più i bambini? È falso, sono i bambini ma anche in maggior misura gli anziani. Gli sbalzi di temperatura del clima facilitano la diffusione delle infezioni simili influenzali? È vero, il virus si replica molto bene in un ambiente umido, è classico quello delle piscine. Ricordiamoci che i virus sopravvivono male a temperature superiori ai 40 gradi all'esterno. Per infezioni simili influenzali si intendono quelle che causano raffreddore, mal di gola e tosse? Sì, è vero, sono le infezioni delle alte vie respiratorie o dei virus tipo influenzali ma di altre famiglie. È vero che a causare le infezioni simili influenzali sono virus e batteri? In parte vero, nel senso che le infezioni esordiscono come infezioni virali, ci possono essere sovrainfezioni batteriche. È vero che contro tosse, mal di gola e raffreddore basta fare l'aerosol? Falso, perché si devono poter associare anche delle gocce vasocostrittori nasali oppure dei farmaci mucolitici o anche dei farmaci antinfiammatori. Si devono prendere sempre gli antibiotici contro le infezioni simili influenzali? Falso, gli antibiotici vanno presi solo alla sovrainfezione batterica della infezione virale. Le infezioni simili influenzali che colpiscono gola, naso e orecchie non danno problemi gravi? In parte vero, possono dare problemi gravi in pazienti che hanno già una patologia cardiovascolare o polmonare importante alla base. Mezz'ora di esercizio fisico quotidiano per 5 giorni a settimana basterebbe a prevenire una morte su 12. Un effetto salvavita che non vale solo per lo sport vero e proprio, ma anche per i mestieri di casa. Passare all'aspirapolvere o lavare i pavimenti, come pure andare a piedi al lavoro, potrebbe garantire la giusta dose giornaliera di movimento necessaria a proteggere il cuore e guadagnare longevità. È la conclusione di un maxi studio canadese che ha analizzato dati di oltre 130.000 persone in 17 paesi del mondo. L'economia italiana migliora, ma i soldi per il Servizio Sanitario Nazionale restano pochi e il definanziamento sta raggiungendo livelli allarmanti. Nel 2020 i fondi destinati alla sanità vengono ulteriormente ridotti al 6,3% del PIL, ben al di sotto della soglia di allarme fissata dall'OMS. È la denuncia della Fondazione Gimbe, che ha analizzato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2017, approvata dal Consiglio dei Ministri. Il rischio concreto, avverte la Fondazione, è di ridurre, oltre alla qualità dell'assistenza e l'accesso alle cure, anche l'aspettativa di vita delle persone. Apertura del Ministero della Salute all'introduzione di forme di detrazione delle spese per cure odontoiatriche nella dichiarazione dei redditi. Le ha confermate il rappresentante del Ministero per l'Odontoiatria, Franco Condò, al congresso dei titolari di laboratorio odontotecnico. L'AIO, fanno sapere, sosterrà con forza tutte le proposte politiche che portino ad un aumento della detraibilità fiscale delle spese odontoiatriche. Ma serve regolamentare alcuni aspetti, come la detrazione per le spese sostenute all'estero. Se padre e madre sono in disaccordo sull'opportunità o meno di sottoporre il figlio a dosi di richiami di vaccini già somministrati, la scelta più corretta è quella conforme all'opinione scientifica largamente dominante e a decidere sarà il pediatra di base. Si esprime così la Corte d'Appello di Napoli sul ricorso presentato dalla mamma di un bambino di 7 anni contro la decisione del Tribunale per i minorenni di Napoli che si era espresso in favore del padre, ex marito della donna, intenzionato a sottoporre il bimbo ai richiami vaccinali. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@dncronos.com. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.